un ritorno per una seconda giovinezza? Sì, non si smette mai di mirare a essere giovani. Oggi il ritorno alla Democrazia Cristiana mi dà questa opportunità. Vecchio amore di famiglia, storico, oggi rinasce sulla base dei vecchi principi, ma rinasce soprattutto guardando avanti a tutto ciò che è la necessità di adeguarsi ai nuovi tempi, nel settore del lavoro, nel settore della formazione, per far sì che in qualche modo si creino i presupposti che i nostri giovani trovino quali risorse per formarsi e lavorare senza dover per forza andare via. La balena bianca è morta, ma in realtà non esistono più balene, siamo in una realtà completamente diversa. Lei mantiene il simbolo della Democrazia Cristiana, come si colloca? Sì, assolutamente, mantengo quelli che sono i principi della Democrazia Cristiana. Ogni partito è criticabile nella sua storia, si possono trovare zone d'ombra, ma ci sono anche tanti sani principi della Democrazia Cristiana che forse negli anni sono andati un po' persi. L'opportunità che ci viene data oggi è quella di ritornare a far conoscere quei principi validi, fortemente validi, che hanno sostenuto l'Italia dal dopoguerra in poi. E attualizzarli, come dicevo, perché ripeto, la politica, il campo del mondo del lavoro è veramente stravolto rispetto a quello che immaginavamo 10 anni fa potesse essere, per cui c'è la necessità di attualizzarsi, guardare avanti alle nuove tecnologie, ai nuovi criteri di informazione, alle nuove professionalità, e credo che ognuno di noi col proprio bagaglio culturale e di formazione possa ancora dare un contributo. E questo sembra un approccio molto ad Aldo Moro più che ad altri personaggi. Ma io credo che, ripeto, la Democrazia Cristiana ha avuto il privilegio di avere personalità di spicco con sfumature diverse, ma più che altro sfumature. Il problema principale era la forza dei principi che ha portato a crescere questo partito e a reggere e farvi consentire di uscire dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale, così come siamo usciti, e portarci a uno stato di benessere. Ci sono state certamente delle forme di degenerazione che hanno portato quello che hanno portato. Ma ripeto, ci sono dei punti forti e fermi su cui credo possiamo ancora basare tanto della nostra attività. Lei si presenta per l'Assemblea regionale. Sì. Quale presidente candidato appoggerà e che giudizio dà di Musumeci? Dunque, io credo che lo schieramento della Democrazia Cristiana dovrebbe essere prevalentemente nell'ottica di stare nel centrodestra, ma quello che continuiamo a dire fra di noi è che l'aspetto più importante non è tanto il nome, perché il nome sappiamo oggi, confrontando le realtà che ci prospettano, la differenza è poca fra uno e l'altro. E allora è più una questione di parola, di impegno su alcuni programmi. Il programma è quello che ci guiderà nelle scelte del soggetto che sosterremo. Mi auguro che sia un misto fra condivisione di un programma e patto d'onore, che è un po' diverso dal condividere così passivamente un nome o un altro. Nella situazione attuale parlare di onore in politica è un azzardo. Però, come le dicevo, le vecchie tradizioni mi portano ancora a sperare che si possa ritornare a parlare anche d'onore, perché purtroppo negli ultimi anni abbiamo avuto, e lo vediamo nella classe politica, un po' di atteggiamento ondivago da parte di tutti. Tentiamo di ritornare un attimo a linee di principio, a condotte più coerenti, alla fine più coerenti e costanti soprattutto. Quindi una posizione di centro che guarda a destra. È una posizione di centro soprattutto. Oggi, a guardare la classe politica anche nazionale, vediamo che di fatto la Democrazia Cristiana è presente ovunque, è nel PD, è nella Lega, è in Fratelli d'Italia, e quindi alla fine è una realtà evidente, costante e necessaria un po' a tutti. Allora noi centro siamo, centro restiamo e ci apriamo il dialogo come ci è sempre stato insegnato dall'inizio. Le cose si fanno sedendosi a un tavolo, con molta anche disponibilità a fare confronto, ma anche con molta umiltà, essere pronti a fare un passo indietro di fronte all'interesse generale. Sì, ma se prima era più facile tenere assieme uomini con idee diverse, con sfumature diverse, da Scelba a
Donata Catena, ad esempio. Oggi è difficile perché ci sono strutture diverse. Oggi è molto difficile anche secondo me perché manca una formazione politica. In realtà manca questo, manca il credo nei partiti, perché vediamo appunto come si salta da un partito all'altro, indipendentemente se all'interno del centrodestra o centrosinistra, è proprio un girare. Ecco, allora io sarei per un ritorno alla formazione politica, alla selezione di una classe politica. Nulla da dire sulla volontà e capacità di chi ci rappresenta oggi, però credo che manchi un percorso di formazione. Manca la scuola. Manca la scuola, ecco, diciamo, manca la scuola.